in questo momento Icardi, perché l'abbiamo detto, Icardi è tornato, si è sentiva la necessità del centravanti anche con l'assenza di Lautaro Martinez e si è visto e si è stato un risultato importante contro il Genoa. Giulio, è vero che sembra ritornato il sereno tra i compagni, sembra ritornato anche un minimo di, diciamo, come si può dire? Perché non è che è tornata la pace tra Spalletti e Icardi, perché comunque si sono dati il 5, ma pare che non sia successo quello che il mister Spalletti voleva, ovvero un confronto diretto, le scuse dell'attaccante. Quindi si fa tutto ciò per il bene dell'Inter. L'Inter viene prima di tutto, in questo momento Icardi serve, ma pare un po' che alla fine della stagione le strade si dividano, Giulio. Allora, per capire il caso Icardi è stata consultata nell'ordine cronologico la zia di Freud e la nipote di Jung. Entrambe non ci hanno capito nulla. Allora, la verità è che se c'è un vincitore di questa vicenda non ancora conclusa, ma virtualmente ai titoli di coda, è la società. Okay. La società ha un pochino calmierato quelle che sono le clamorose, molto opinabili scelte di Icardi di rientrare in squadra tramite un mediatore, un avvocato, che è una cosa che io ho 51 anni, una cosa del genere non l'ho mai sentita. Cioè, tu sei tesserato, ti tolgono d'accordo una fascia, ma dovresti onorare un contratto. No, hai bisogno di un avvocato per rientrare da dove? Evidentemente un po' di umiltà da parte del ragazzo avrebbe fatto sì, se fosse stato consigliato da, non da un mediatore, da una persona di buon senso e basta, e avrebbe consigliato che il calcio non è uno sport di 11 individui, ma uno sport collettivo dove esistono regole, una deontologia professionale che tu devi sottoscrivere quando guadagni quelle cifre. Bene, la grande merito della società, dicevamo, è quello di aver restituito un centravanti in una squadra che aveva l'unico necessità centravanti assoluta, esatto, sì. Necessità rendere questo giocatore ancora un qualcosa che assomiglia a un calciatore, quindi appetibile all'estero, perché non dimentichiamoci che l'Icardi attuale oggi non verrebbe comprato nemmeno, credo, dal Corsico Calcio, con tutto il rispetto. Perché? Perché non fornisce garanzie di personalità tenuta. Evidentemente la società quindi deve un cercare di deprezzare, di farlo, come dire, valorizzare, chiamiamo questo termine, dai, volevo dire deprezzare, di evitare il deprezzamento, deve farlo necessariamente. Quindi a Spalletti dare un giocatore che possa servire in mancanza di, come dire, di Lautaro, perché il buon Ranocchia non può fare sempre il centravanti di caratura durante, e questo calciatore oggettivamente deprezzato renderlo ancora calciatore. Spalletti ha fatto benissimo ad appoggiare la linea Spalletti, finalmente si è visto, al netto che poi non sapremo se Spalletti rimarrà all'Inter, ma si è vista una, come dire, un'idea all'unisono, una sinergia tra allenatore e società, uniti nel, come dire, nel gestire il caso Icardi in un certo modo, cosa che all'Inter non si vedeva prima. Quindi che rimango meno, grande merito all'Inter. Scusami Giulio, ti interrompo. Seguiamo questo calcio di punizione, Gianluigi. Siamo poi ai limiti torniamo dell'area di rigore dell'Atalanta. È un'occasione in favore del Bologna per accorciare le distanze e dare un senso ad una serata fino a questo momento assolutamente nefasta. Vediamo se ci riesce, ma il pallone scagliato dal centrocampista del Bologna, Pulgar, finisce direttamente sulla barriera che aveva posizionato al limite della propria area di rigore Gollini. Di conseguenza nulla di fatto. L'Atalanta addirittura ha l'opportunità di ipotizzare una ripartenza, il punteggio rimane fermo sul 4-0 quando sono passati solo 20 minuti. Giulio. No, chiude dicendo che lui avrebbe dovuto fare Icardi e non l'ha fatto, e questo chiaramente non poteva essere digerito bene da società, compagni, staff tecnico e Spalletti. Io, ragazzi, vi voglio bene, io sono con voi, l'Inter, fino a che io sono qua, l'Inter sarà più importante di me medesimo sottoscritto, per dirlo un po' alla Montalbano. Sì. Ah, evidentemente questo passaggio è un po' come Fonzi. Fonzi non riusciva a pronunciare la parola scusa, lo ricordate? Alla C entrava in crisi. Bene, Icardi doveva semplicemente non chiedere scusa, dire bene, io sono funzionale al gruppo e non viceversa, e non viceversa, come la mia compagna procuratrice va a dire nei programmi sportivi che devono passarmi la palla e non sono abbastanza bravi. Non l'ha fatto, è stato mal consigliato, o magari consigliato bene, ma lui non ci sente, alla Fonzi,
Ovviamente cosa succede? Caro Spalletti, cara società, avete fatto benissimo, l'avete recuperato da qui a fine anno, dopodiché ognuno per la propria squadra e strada e distinti saluti. Sì, perché il tema centrale, adesso poi lo riprendiamo, di mandare in fascia di comunicazione, poi riprendiamo questo tema, il tema centrale è proprio questo, che l'Inter viene prima di tutti e di tutti, questo è un po' il tema, viene anche riproposto in maniera ancora più accentuata di dare centralità alla società e all'Inter in toto piuttosto che ai singoli, cosa che magari fino ad ora all'Inter effettivamente questo non era magari stato imposto o comunque reso molto noto dalla società. Con l'arrivo di Marotta anche questa cosa è andata un pochino più alla ribalta e Icardi è stato il caso emblematico di tutto ciò. Ma Mauro Corno, effettivamente anche la situazione ambientale con i tifosi non è delle migliori. Poi è vero che magari fa gol e un po' il tifoso forse sai, può provare a perdonarlo. Sai, Icardi a volte io penso che paradossalmente lui stia cercando di essere coinvolto in tutte queste nuove situazioni, che vuole scrivere un'altra autobiografia. La prima ha scritto a 22 anni, con questo materiale nuovo potrebbe già arrivare alla seconda, ma la rottura tra i tifosi, tra il tifo più caldo dell'Inter e di Icardi si è sancita già da tanto tempo. Da un po', sì. Ricordiamo appunto il primo libro che ha scritto Icardi, e speriamo che sia anche l'ultimo, per una decina d'anni. Ci fu veramente una frizione veramente pesante. Insomma, il ragazzo a volte dovrebbe essere un po' meglio consigliato, a mio parere, perché comunque il gioco del calcio non l'ha inventato lui e lui è arrivato molti anni dopo l'Inter. Ragazzi, dare la fascia di capitano a Icardi, la fascia che è stata indossata da gente come Facchetti e come Zanetti, voleva dire dare un senso di responsabilità a questo ragazzo che evidentemente non ha saputo sopportare il peso, probabilmente non si è reso conto anche dell'importanza, perché credo se c'è una società che ha comunque avuto dei capitani comunque veramente simbolo di sostanza sì. Ma di moralità, di umanità, se vogliamo. Ecco, a volte veramente Icardi sembra totalmente avulso dal rapporto con i compagni, anche si diceva quando è arrivato Lautaro Martinez, ecco, arriva un compagno, arriva un amico, ma poi si è creato questo clan, comunque ci sono tanti giocatori slavi, lui non va d'accordo con questi giocatori, insomma, situazione abbastanza problematica e a mio parere difficilmente ricostruibile. Va anche detto che bisogna capire comunque Icardi che genere di mercato possa avere, perché indubbiamente lui probabilmente è convinto di poter andare a finire una big, se no non si sarebbe comportato così, perché comunque è stato lui a tirare la corda. La auto non convocazione di Europa League è una cosa veramente pesantissima, non si è mai vista una cosa del genere, cioè il giocatore che decide di non sentirsi di andare a giocare una partita per l'ultimo obiettivo di fatto della sua squadra, perché comunque sì, è vero. Per lui è stato un affronto molto, molto difficile da affrontare, tra virgolette, quello di essere... Torniamo a dire, te la devi meritare la fascia di capitano di qualsiasi squadra. Lui voleva la fascia ma non era un capitano, cioè nel senso non si è mai comportato da capitano. No, e poi soprattutto non era riconosciuto come tale mister dai compagni di squadra. Appunto, è la prima cosa che dovrebbe fare un capitano. O comunque, diciamo che la situazione si è sicuramente deteriorata col passare del tempo. Comunque non sono caroselli compatibili con Marotta, io dico questo. Cioè nella storia di Marotta, non solo nel Marotta della Juve, quindi non vedo proprio degli spiragli... Certo, ci si è tamponato perché comunque è interesse un po' di tutti e due, perché forse anche lui si è reso conto che si stava suicidando anche dal punto di vista del mercato. Forse sì, cioè il sostantivo, insomma, quello lì, insomma, sicuramente è vero, cioè anche lo stesso Icardi ha rischiato, rischiava comunque continuando a non giocare, poi di non riuscire eventualmente a trovare mercato, se appunto in quest'estate dovesse diventare oggetto di mercato. Bisognerà capire, come dicevamo, anche quali saranno le sorti di Spalletti a fine stagione, perché probabilmente neanche Spalletti magari continuerà la sua avventura con l'Inter. Insomma, l'Inter avrà da fare quest'estate, ma la cosa più importante per l'Inter è quella di raggiungere e mantenere, perché in questo momento l'ha raggiunto, il posto in Champions League. Produzione di Calcio Mercato subito con Alfredo Pedulla. Facciamo un giro prima di attaccanti, vuoi partire dal valzer delle panchine in vista dell'estate, poi ovviamente grazie alla regia vediamo la classifica come cambia, con l'Atalanta che si avvicina al quarto posto e il Sassuolo che si toglie definitivamente dal mischione salvezza. Alfredo. Ma le panchine sono importanti, perché comunque poi il mercato, fino a prova contraria, soprattutto le grandi lo fanno con gli allenatori, quindi è importante capire se l'Inter avrà voglia di scaraventare dalla finestra. Soltanto l'ingaggio di Spalletti equivale a circa 16-17 milioni lordi,
al netto dello staff che non considero. La vicenda Milan va sicuramente seguita, la vicenda di Allegri con le carte che c'era tutti in mano Allegri va seguita, il mercato lo fa e soprattutto le grandi lo fanno consultando gli allenatori, quindi sicuramente secondo me da fine aprile in poi parleremo molto di mercato se non prima, però dobbiamo avere molto ben chiara la mappa degli allenatori perché soprattutto nel caso dell'Inter e del Milan sono situazioni che spostano gli equilibri. Fabio Paresi. Sì, i risultati come sempre faranno la differenza, forse non solo quella, ci sarà, può anche darsi che non la facciano perché Allegri è sempre così, un punto di domanda, non, dovrà penso decidere lui cosa vorrà fare o cosa non vorrà fare. Sicuramente una società che l'allenatore ce l'ha, due società che l'allenatore ce l'hanno e se lo tengono strette sono il Napoli e la Lazio, penso anche l'Atalanta. Il Milan dipenderà non credo tanto dai risultati ma più che altro dalla decisione, quello che si sentirà di fare Gattuso. La panchina dell'Inter probabilmente è subordinata al risultato, la Roma cambierà sicuro. Simona, Roma cambierà sicuro, il Milan dipenderà molto dal quarto posto, però sarà un'estate bollente. Parliamo prima delle panchine perché poi si va sul mercato dei giocatori. Sì, beh, ha ragione Fabio, penso che il discorso panchine sia molto vincolato anche ai risultati ma anche alla scelta per esempio degli allenatori, mi riferisco ad Allegri. Per quanto riguarda il Milan io credo che però dipenderà molto anche dal fatto che se dovessero rimanere fuori dal quarto posto, credo che a quel punto sarà impossibile per Gattuso rimanere al suo posto anche se dovesse volerlo. Per quanto riguarda l'Atalanta spero che Gasperini resti perché onestamente se lo portano via sarebbe un dramma per Bergamo, parlo da atalantino ovviamente. E per quanto riguarda l'Inter l'ipotesi Conte diventa sempre più concreta, anche in settimana mi sono state date delle indicazioni in tal senso. Credo che poi Alfredo che è sicuramente più informato di me sulle questioni Conte. Sì, hai ragione, io penso che il discorso del risultato su Spalletti possa contare ma non al 100% e forse neanche al 90%, se lui dovesse arrivare in... No, perdonami Alfredo, scusa, non volevo infatti completare, non c'entra nulla perché Spalletti secondo me va via sicuro, io credo. Sono d'accordo con te, il risultato credo che, cioè se arriva terzo piuttosto che quarto e ipoteticamente se arrivasse secondo cambierebbe poco alla luce della squadra che gli hanno dato e soprattutto delle intemperie che ci sono state fino a 5 minuti fa. Ora, noi abbiamo sempre detto che i soldi sono importanti per tutti, anche per un gruppo potenza mondiale come Suning, però se devi ripartire con delle incomprensioni ed hai la possibilità di prendere l'allenatore che viene considerato il migliore per rifondare la situazione Conte, da mesi ne parliamo, è la situazione più importante. Vorrei soltanto capire la storia Juve che secondo me è una leadership totale da parte di Allegri, è una cosa completamente diversa. Perché Allegri dopo quella partita ha ripreso tutta la partita con l'Atletico, sì. Il capolavoro tattico, la rimonta che per tanti, per il 90% non avrebbe completato, ha le carte in mano lui e lì se decidesse ipoteticamente di andare lui, perché la Juve è contenta di Allegri, si aprirebbero altri scenari. Fabio Paresi, si parla però molto anche del mercato degli attaccanti, per esempio Dybala, che futuro avrà? Icardi ieri sì, ha segnato, ha fatto segnare, ha procurato un'espulsione, però probabilmente non è un motivo valido per pensare che sia finita la crisi, la guerra all'interno dell'Inter sulla vicenda Mauro Icardi. Il problema di Icardi è un problema sì di compatibilità o incompatibilità con una società, con uno spogliatoio, con quello che è. C'è sempre il problema che per andarsene bisogna che ci sia qualcuno che ti prende e che soprattutto che soddisfi quelle che sono le condizioni che l'Inter comunque porrà per la cessione di Icardi. Quindi non la vedo. Metti un prezzo tu, Fabio. Cosa? Metti un prezzo tu adesso. No, fissiamo un prezzo, perché prezzo adesso noi siamo partiti da quella famosa clausola. Il prezzo non c'è. Ma comunque oggi non credo che ci siano delle società, diciamo, di primo livello in Europa che possano andare sui Icardi. Poi, se ci sono delle soluzioni che... un giocatore deve andare in una squadra e un giocatore deve andare in un'altra squadra e si scambia, allora è una situazione diversa. Però, come dire, oggi il prezzo di Icardi lo fa il mercato, in questo momento non credo lo faccia
fino a un certo punto l'Inter. Il mercato fa un prezzo inferiore ai 110 milioni della clausola, io a questo volevo arrivare. Io credo che se adesso il mercato faccia sicuramente un prezzo inferiore ai 110 milioni della clausola. Dopo la gestione dell'ultimo mese e mezzo, due mesi, probabilmente è crollato il prezzo anche per questo motivo. Sì, ma cioè, il prezzo di una clausola non è il prezzo di mercato. Certo, appunto. Comunque Michele è tra i quattro attaccanti più forti del mondo, perciò secondo me... Adesso si va a gestire la situazione, chiaramente, e l'Inter cercherà di fare bene e di arrivare in Champions League. Però questo è un grandissimo attaccante che sicuramente probabilmente andrà via, ma io lo prenderei subito perché sposta gli equilibri. Si è visto ieri, non tanto dal gol o dal palo che ha preso, dall'assist a Perisic. Giocatore che è fantastico, che vede prima le cose, che annusa il gol in ogni momento. Per me è un grandissimo attaccante. Perisic. Questo non si discute. Il problema è che è tutto un entourage che portarselo in casa, magari qualcuno... Ma posso farti una domanda, Paolo? Perché tu, Fabio, scusami, tu prima hai detto non credo che ci siano squadre che possano andare su Icardi adesso, ma in che senso? Economicamente o che vogliano andare? No, che ci vogliono andare, perché Icardi non è che va a giocare in tutte le squadre. No, certo. In questo momento tutti pensano che la squadra che, secondo me, si dovrà muovere sul mercato più qualunque altra sia Real Madrid, però non credo che Icardi sia al primo posto nella lista degli attaccanti che Florentino Perez vorrebbe prendere. Poi magari lo diventa automaticamente, perché magari chi è davanti a Icardi ti ridono in faccia, anche se ti chiami Real Madrid. Non credono. Alfredo Rossetto, Icardi Juve invece? Dobbiamo crederci? Quante chance abbiamo? Ma Icardi Juve, allora Icardi Juve no. Icardi Juve era sotto... Scusa Alfredo. Icardi Juve era sottinteso, prego, quello, prego, che ho detto prima. Se c'è un giocatore di una squadra che deve andare via, un giocatore di un'altra squadra che deve andare via, può anche darsi che una ragione di Stato, una soluzione possa essere accettata in questo modo. Però secondo me oggi l'ultimo pensiero dell'Inter è quello di dare Icardi alla Juventus. Certo. Alfredo. Sì, l'ultimo pensiero è quello di dare alla Juve, non è il primissimo pensiero della Juve, era il primo pensiero, parole di Paratici, prima che si materializzasse Ronaldo. Adesso può essere un pensiero della Juve, a condizioni della Juve che in questo momento non collimano con le condizioni dell'Inter. Qui bisogna fare in modo che due persone si siedano al tavolo per fare una cosa, tanto facciamoli sedere e poi dobbiamo fissare un prezzo che possa mettere d'accordo tutte e due. Se però se prima non si siedono, noi facciamo fatica a pensare che... Io penso che un presidente giovane come Zhang, che dice mai alla Juve, per me è un cartello che ti marchia, è un cartello che ti manda un messaggio alla nazione nerazzurra. Non puoi fare una cosa completamente diversa poi a qualsiasi cifra, secondo me, perché poi dovrà essere lui a spiegare che la Juve piace un altro paio di maniche. Rossetto. Sì, sono d'accordo, nella mentalità di chi gestisce l'Inter adesso è difficile che succeda questo. Però chiaramente si parlava di un grandissimo scambio, potrebbe succedere questo. Credo Zaniolo, mercato Inter e Napoli, vai! No, guarda, Zaniolo, soltanto per sintetizzare, ieri in zona mista, dopo la partita, lui ha rilasciato una dichiarazione figlia della sua innocenza. Quando gli hanno chiesto del futuro cosa avrebbe dovuto dire, ha detto vediamo, non lo so, ne parliamo, è giusto, sarebbe stato giusto non esporsi. E sotto questo punto di vista io credo che rinnoverà il contratto, meglio la volontà è quella, e poi dipenderà molto dalla Roma, dalle coppe, dalla Champions, che è sempre più complicata, dalle offerte che ci saranno. Però è stata amplificata una cosa secondo me normale. Sull'Inter ti aggiungo un nome nuovo, mai fatto, di gradimento, che piace molto, come piace anche ad altre società, che è quello di Leon Bailey, che è un esterno giamaicano che Fabio conosce molto bene, del Bayer Leverkusen, di grande talento. L'hanno acquistato per circa 13 milioni dal Genk, adesso la valutazione si è amplificata, siamo al triplo o al quadruplo. L'Inter farà sicuramente un grande mercato, è un profilo che piace molto in Premier, è un profilo che sta seguendo anche l'Inter.